gioca a Minecraft con qual volume che c'è? 43 16. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio della Tech Kit. Sono in compagnia di Pepo. Ciao, c'è Luke. E Cippe. Ciao Luke. Benvenuti in questo episodio ragazzi, per cui festa estrema. Avete sentito un rumore ragazzi, ora vi spiego che cos'è per gli amanti di YouTube. È arrivata una donazione in live, perché siamo ancora in live, ok? Tutte le sere, vi ricordo, dalle 20 alle 21 siamo in live o con la Tech Kit o con altri pacchetti di Minecraft. Yep. E è appena arrivata una donazione che non doveva arrivare in questo momento, però l'hanno fatto in questo momento. Bene, va bene, allora. Va benissimo stesso. Allora ragazzi, allora, benvenuti a questo episodio, vi cante i pollici in su, mettete oggi. Quanti ne avete messi di pollici in su? Dai, mettete tanti, vero, oggi? Per forza, cioè, perché bravi, se non li mettete, cioè, siete dei coglioni, cioè. Allora proprio... ragazzi, dobbiamo finire la stanza sotto. Noi abbiamo scavato in live, logicamente. Non abbiamo città. Oh. Che è successo? No, mi sono incastrato. Ma faccio un... Allora, vai, dobbiamo finire i muri. Allora, dobbiamo fare i muri. Sì. Intanto abbiamo preso, ragazzi, dei materiali. Sono andato a casa di Keredan in live e ho rubato un pezzettino di marble per poi copiarmelo e fare tutta questa ambaradamo qui. Vi ricordo, okay, la marble, ragazzi, è un nome proprio femminile di persona. Ah, okay. Marble Canadit. Era una ragazza statunitense che morì nel lontano 1827 in un incidente stradale. Ossia, lei guidava i treni. E sono contento. No, vai, racconta. Guardate che il "e sono contento" sta sulle palle tanto quanto il sì, tanto quanto il bravo. Uguale. Ti sta sulle palle e sono contento. Bravo. Bravo. Nel frattempo, mentre facciamo i coglioni, stiamo anche lavorando. Io ad esempio, guardate qua. Io sto facendo il pavimento. Guardate, guarda, si cazzeggia ma si lavora. Bravissimo, bravissimo, detto bene. Io sto Luke, morendo. Guarda in alto. Il lazocco le scassate, mamma. Che vuol dire? Che hai detto? Come stato scassato? Ah, si è rotto? Mi sa di sì. Ah, ok, aspetta. Atto. Oh, però è figo, ragazzi. No, dai, è una figata. No, dai, no, ragazzi, è una figata. Ma è possibile che tu ogni cosa che vedi dici che è figo? Ma che sei, utrofache? No, 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 è una figata. No, io dico una figata alle cose fighe. Le cose che fanno cagare, fanno per cagare. Per me tu sei utrofache. No, no, nello scorso video, ad esempio, quando tu stavi facendo i tettucci con le banconote, là, ti ho detto una cagata. Per me, ragazzi, Pepo è utrofache. Ma perché mette... Utrofache vuol dire... Cioè, è una parola inventata, puramente inventata casualmente, che vuol dire quando gli piace qualsiasi cosa. Cioè, Pepo si tromberebbe, non so, un fiammifero. Ma non è vero, ma... Ogni cosa ma figo, perché c'entra adesso Maria De Filippi? Ah, una cosa, ragazzi... No, zitto! Lo dico, Hashtag non è il mio permesso! Lo dico, ragazzi, a Pepo... Pepo è innamorato, perso, pazzo. Ma non è vero niente. Di Maria De Filippi. Come cazzo si fa? No. Cioè, adesso mo mi deve... No, mi tocca spiegare il discorso. Allora, si parlava di... Non mi ricordo come ci siamo finiti. Eravamo sul TeamSpeak in pubblica. E vi consiglio di venirci a trovare in TeamSpeak. E non si sa come siamo andati a finire a parlare di Maria De Filippi. Non chiedete, non lo so. E si parlava, lei è un maschiaccio. Ah, sta voce. Hashtag non è vero. Chi è che ha detto che è un maschiaccio? Non offendo, non mi ricordo. Poi ci si parlava che tipo ha la voce da uomo. Tipo, non mi ricordo chi lo diceva. Ma che c'entra? Se Maria De Filippi assomiglia a Maurizio Costanzo, mica è colpa mia. Ragazzi, che è un po' maschiaccio lo è. Ora, obiettivamente parlando, però. Cioè, è per questo che gli hanno assegnato la trasmissione Uomini e Donne, capito? Perché fa tutto insieme. È bruttissimo, lo so, ma lasciatemi stare. Me ne vado nell'angolo da solo. No, è il discorso, ho detto, ma a me non è che piace, no. Nel senso... No. Oh! Oh, ciao, Lu! Perché Lu? Sto scoppiando qua? Ciao! Lu! Ma come cazzo ci sei finito? No, perché mi devo mettere nell'angolino. E mica ti ci sei... Vai giù! Dai, vieni giù. Dai, sali su. Oh, porca siete vaga. Dei coglioni. Siete dei coglioni. Sei tu che ti sei andato a buttare là. Mi ha spinto quella merda schiattata di Jeep. Il la grande soc.
Oh, ti ha detto che ti fai la zia in una suola? Ho capito, tua zia è una suola. Sì, sì, proprio quello. Non ho capito. Tutto a posto. Tranquillo, Pepo. Allora, Luke, gli angoli, facciamoli così, eh? C'è Fio? Fio? Però aspetta. Oh, ma si è rotto il piccone, me. C'è quel quadro che non cosa? È calla. È calla. Ecco, è calla. La leviamo. Tatanchete! voi direte che cazzo ridete, invece c'è una storia lunga. No, c'è una storia lunghissima. L'altro giorno guardavamo dei miei video vecchi, video vecchi, no? E all'improvviso ci imbattiamo in un video che era della Luke Pack, una cosa del genere. Sì, una roba del genere, sì. E ogni 3x2 effettivamente dicevo tatanchete, cestica, non lo so, il lucchese comunque, per chi mi conosce il lucchese, no? Il vero e proprio lucchese. L'altro giorno io ero serio, guardo in faccia Cip e Pepo, eravamo tutti e tre in silenzio. No, in eravamo in aspetta, eravamo in pubblica sempre. C'era Chuck che parlava seriamente. Ah, c'era Chuck che stava facendo un discorso in pubblica serio. Un discorso serio. Però era talmente serio e logorroico che asciugava un po' le palle, no? Allora io, guardando Cip e Pepo, ma seriamente, con la faccia serio, iniziavo a prendere per il culo Cip dicendo delle parole a casaccio. Tatanche! Dalle parole a casaccio, immaginate Chuck che parlava seriamente e ogni tanto si sentiva tatanchete. Una cestica. La cestica. Ma chi te lo chiede? Mi state facendo morire. Cioè Chuck che continuava a parlare serio, tutti zitti, e io, e chi te lo chiede? E loro ridevano, no? E Chuck fermava il discorso e diceva, perché ridete? E non è niente Chuck, tranquillo. E allora tutto fiero lui, continuava il discorso serio. E dopo 2 secondi, tatanchete. Cioè, dicevo parole a caso del lucchese nel video visto la mattina. Ma ragazzi, che ridere, che ridere. Mamma mia. Non potete immaginare. Ah, è vero, poi all'improvviso, Tintin Cavallin. Che per chi ricorda video vecchi, comunque si hanno tutte queste parole hanno un significato. Possiamo andare a fare la nanna che arriva? Io sì, io sto qua vicino a casa. Sì, sì, alla fine sto chiudendo tutto con legno grezzo sta parte, ti pare che mo c'ho voglia. Perfetto, fatto. Minchia, non c'avevo voglia completamente di usare le cobblestone. Che bastardo. Oh, che... mi avete... Il avete fregato un letto? Quello è lui. Oh, chi vuoi tra me? Usano il letto, pirli. Oh, abbiamo fatto. E comunque, per la storia di Maria e De Filippi, che non si è ancora capito, avete rotto il cazzo di rompermi... Ma che cazzo fai? Oh, ma è Cip! Oh, io ho l'inventario pieno, mettemelo giù. Cip! È andato in caverna a dormire! Ma perché? Non capisco! Dai, finiamo un sacco di stanza. Dai! Oh, scendi da destra, che è quella parte che ho toccato io. Ecco. Oh, raga, dai, muoviti, però. Cip, ti muovi a fine sta, sta arrivando. E chi te lo dì? ho preso la marmo. Però mia. Sta davvero venendo figa la caverna. No, è davvero figa. Fischia. 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 Fischia il gusto. Oddio. Fischia il gusto, ma dai. Mamma mia. Allora, aspettate, mamma allora, mia. Io raga, mi hanno pagato per dire fischia il gusto. 1500 euro. Mamma. Oh, se vuoi, guarda, dammene 500 a me e io dico fischia. Chip dice il e tu gusto. Ah, dovremmo fare la cornice. E il tetto, raga? Allora mi fai l'angolo anche qua, Pepo, che sono consumo materiale. Sì, faccio sto lavorando. È il tetto, Chip. Io ho 2 cosce e 4 braccia, cioè non c'ho tanto, eh. No, e come la facciamo? Come lo facciamo? Il tetto lo facciamo... Cazzo, il tetto? È il tetto? Ma bianco? No, bianco no. Nero? No, nero no. Marrone? Usiamo le slab. Vediamo come ci sta. Di legno. Vediamo un po'. Di legno. Che richiama tutto le... Mi piace così. Ma schifo. Fa schifo, Pepo. Io lo farei di legno. Vediamo un po'. Allora, legno, eccolo qua. Ma aspetta, legno... Questo legno, questo? No, questo qua no. Ma non quello, Chip! Ah. Cazzo, ma c'hai l'estetica, pare un fagiolo. Oh, cavolo, so io. Ecco. Allora, aspetta una... Cioè, da piccolo a scuola estetologia non ti vanta a studiare. Tutti i giorni, guarda. Cazzo. Oh, faccio io. 24 ore su 24. Mimì e Cocò. Però... Mimì e Cocò. Madonna mia. Che caga un cazzo. Ma sapete che vi dico? No, ma io volevo fare la... Sapete, vi dico, sti cazzi. Lo levo, basta, non mi piace.
Poi l'ha fatta, capillo. Com'è? È carino, carino. Sì, però sta cosa che si vede qua. Oh, brividi. No, lo devo rifare per forza. È mille volte meglio, me lo dicevano. Mannaggia la miseria. Porca cotogna. Credevo che eri seria. Da Lu. Valentina, no. Valentina, Valentina. No! Valentina, 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 Valentina. Sei cretina, sei cretina, sei cretina. Ma sei puoi cretina. Cantare quella roba, ma puoi cantare questa roba. No, c'era togliere la terra. È arrivata la donazione. Ah, ma è spaventato. Ma oh, raga, c'è la toglie no. La terra là sopra. Come fai a levarla? Non la puoi levare. Da fuori facciamo il passaggio tipo stone fuori con le brick. Metti le brick. No, la legna. La legna fuori, vado fuori. Dimmi com'è da sotto, io ti dico com'è da sotto. Vai. Com'è da sotto? Ci sta. Ci sta. Da sotto è figa. Da sì. Sotto? Sì, sì, ci sta, ci sta. Ma hanno rubato la pala. Vabbè, aspetta, io te la porto subito. Eccola qua. Tiè. L'ha già presa, Chip. Il tempo che aspetta a te, Chip. Babbo Natale, sai quanti non ne aveva già portato? E quanti? Uff. Ha conosciuto la Befana, ha scartato l'uovo di Pasqua. È andato in vacanza a Ferragosto. Si è fatta pure l'anno dopo. Che tu ancora devi arrivare. E vedi tu, vedi, Ma porca. Allora, qua ci va questo. Mi serve il marlo. Chip, il detto mi serve era nel meno. Ecco, bravo Luca, diglielo fio. Tutti i giorni glielo dico. Mamma mia. Ah, sto catrume qua. Non l'ho capito anch'io. Oh, catanchete. Ragazzi, anche voi, quando non sapete cosa dire e siete in difficoltà, tatanchete con parole a caso. Io là ci voglio i vetri. Cioè hashtag io là ci voglio il vetro. Ora vi faremo assolutamente per dire come può succedere di tanto in tanto che la non va la porta sul vetro, pirla. No dai, ti prego non. E va. Sti cazzi. Bravo, mettici quello. Maria è tutto così facciamo legnoso. Facciamo una scena non c'è la porta però è sotto. Facciamo una scena punto stile. Mi sono confuso, non so cosa dire. Luca! Oh Peppo! Dimmi caro. Allora, ieri sono andato a fare la spesa, no? Poi all'improvviso è che tutti accipicchiolina. Non ci ho capito un cazzo. Non ci ho capito un cazzo, no. Una scena dove io sono andato, capito? Sono andato a fare spesa, ma una scena dove sì. Poi when there's magic, and when there's any magic, cioè proprio l'inglese. Minchia, sta parlando Chip. Oh, dai, nel so proprio. Allora, fammi devo essere sincero. Allora, io ad esempio ora dovrei dire che è una figata. Allora? No, perché poi sei trocafe. Madonna. No. Fa schifo, vero? No, minchia, una figata! Minchia! Fio. No, ma questo mi deve piacere per forza, perché non c'è altro modo per metterlo, quindi deve essere bello per forza. Tatanchete! Io non so perché rido, te lo giuro, però mi fa troppo ridere. L'altro giorno anche al barista gliel'ho detto. Mi fa un caffè, lui come qualcosa, io tatanchete! A Enzo, te lo giuro, a Enzo gliel'ho fatto. Sì, me lo ricordo. No, non puoi ricordartelo perché mi sa che non c'eri. Eravamo io e Chip. Oh, no, c'ero. Taddy. Ok. Taddy. Perfetto. Perché mentre io Enzo, ragazzi, è il nostro barista di fiducia. E la figlia è molta, molta nostra fan. Anzi, se stai guardando questo video, figlia di Enza. È di Enzo. È Enzo. Figlia di Enzo, ciao. Mamma okay. Mia, spettacolo, spettacolo. Domani vado al bar e Enzo mi picchia. Un caffè? No. Allora, comunque sotto sta venendo davvero una figata. Sì, Lu, guarda un po', in giù. È la donazione. E tu l'hai nascosta abilmente, sì, noto. Infatti. Non se ne è accorto nessuno. Anche te. Mi sto male.
Io spero di non perdere il video, ragazzi, però ridete insieme a noi. Noi avremo anche la ridarola, magari, magari uno di questi sarà nel video incazzato per i cazzi suoi e dice: ma che c'hanno questi qua da ridere? Ragazzi, dovete capire che molte volte si ride anche per cose che di solito non farebbero ridere, perché si è in quell'ambiente, in quella statico, in quella frangente di ridarola, che uno vedo passare il chip e rido. Perché? Perché mi fa ridere. È talmente ecco, scemo che io rido, no? Nello scorso video io ero in quel momento là, io ero chip, nella fase chip, chip. Che fai? Apri le cesti che... No, sto cercando il legno. No, che poi... E poi rivedendo gli episodi vecchi di Lu, cioè ragazzi, quando la... parlavo così, ragazzi... Vado, ecco qua, la cestica, ok. Grazie, uno. Oh, raga, io non so voi, però qua c'ho la gengivite qua. La che? Non lo so, mi fa che paura. C'hai la gengivite? Mi fa un po' di paura. Aspetta, ma io devo mangiare. Raga, io c'ho fame. Ma a me... Sapete che mi è venuta una mezza idea in un quarto? Davvero? Bravo. Ok. Bravo. Chip, stai cadendo giù. Non vedi i buchi, no? Non hai visto i buchi? Mi togli sta. E c'è pure un andamento. No! Allora, se tu adesso là ci metti la glowstone, hai vinto tutto. La glowstone. Che cosa ci vuoi mettere? Oh, saranno cazzi miei. No, no. Mettici la glowstone. Ma che glowstone, ma stai taggio. Mettici la che è sta cagata. Vuoi che è sta cagata? Raga. È una figata, minchia, dai, ma che bello. Ma stai togliti, ma mettici la glowstone. Allora, facciamo così nei commenti. Allora, dipende da voi. Secondo voi, anzi no, senza secondo voi, vi piacerebbe di più questo legno o la glowstone? Sotto a tutti i video ci saranno due commenti nostri. Glowstone e... legna. Legno. Dovete spolliciare. Dimmi che non è una figata il pavimento. Dimmi. Prima era troppo vetro, era troppo... vetrato. Sì, era troppo schifoso. Sì, ma secondo me io ci va metterei nei lati la glowstone e basta. Qua, per esempio. Certo, no. Allora, tutta sta cosa di glowstone no. Cioè, minchia no. Cioè, ma la glowstone che c'entra? Vepo, dai. È illumina. Come dire, tu come dire, ti illumina il passaggio. Illumini l'anima, ma poi porta... porti via con te. No, però è una figata. Folle, ragazzi. folle idea. No, ma questa è la sigla di una telenovela. Sì. Non la ricordo, però è una sigla. Ma sotto avete finito? Facciamo un giro sotto. Di sotto. Wow. No, dovevi dire tatanchete. Tatanchete. Hai sbagliato. Ma che qua si vedono i tubi. Vabbè, sti cazzi. Vabbè, tanto possiamo, va spostato. Possiamo fare la sega. Ma che no. Ma fatela tu. Ma fatela tu. Ma una moglie. Ma certo. Non l'ho capito. Ma no, in quel senso. La sega. Ma fai schifo. Quella che taglia. Fai schifo. Basta. Ragazzi, io mangio un abbraccio. Io me ne vado. Questo si sporca le mani. Che schifo. Ma seriamente. Ci vediamo al prossimo video. Ora capisco perché ha spostato il letto. Stasera dormi nel letto separato. Sì, anzi, sì. Aspetta. Sì, sì. Prima di chiudere il video. Ecco, bravo, spostalo. Non è per Lu. Ecco, no, ecco, bravo, mettilo da questo lato, Lu. Ma no. No, qua, Lu. Qua. Ma no. Come fai a morire? Tu te ne vai a dormire là. Braggio, da oggi, Chip, dormi qua. Perfetto. Ragazzi, io faccio un abbraccio, perché ci metto tutto davvero, non mi sono un po' di gisura, non mi faccio vedere. E ciao! Tatanchete. Morto.